Donatella Milani al Caffè Paradiso, queste due serate già con il tutto esaurito, segno che qui in Val d'Arno, ma non solo, nessuno ti ha ancora dimenticata. Cominciamo un po' a tracciare anche quella che è stata la tua carriera. Eri giovanissima quando sei salita sull'Arco, il palco dell'Arison. Molto giovanissima, tanto che mettevo anche delle tute da quando ero giovane. Sì, è stato nell'83, quindi avevo 19 anni. Pensa, ho finito gli anni a Sanremo io. Ed è stata una cosa bestiale, soprattutto perché arrivare seconda a Sanremo, ragazzi, da Montevarchi a Sanremo, poi essere passata avanti a Vasco Rossi con Vita Spericolata, c'erano Mattia Bazar con Vacanze Romane, c'era Gianni Morandi, c'era Toto Cotugno con L'Italiano, tanto che vi racconto un aneddoto, ora veloce, bellino, lui pensava di arrivare prima di me. Quindi, mentre scorrevamo, perché via via che chiamavano gli altri e andavano via, lui si avvicinava sempre di più e mi scavalcava perché chiaramente pensavo di essere lui. Quando ha sentito il suo nome, e quindi quarto, ha guardato me un po' come dire, insomma, questa frillina qui che c'entra. Però pensate, quell'anno lì è stato particolare perché l'anno prima Claudio Villa, come dire, svelò un po' delle manfrine che c'erano a Sanremo, parliamoci chiaro, e fece così tanto rumore questa cosa che l'anno dopo, quindi quando c'ero io, addirittura c'erano i finanzieri fuori, cioè controllavano tutti i punteggi, cioè veramente ha votato il tuo tip, non c'è stato qualcuno che ha spinto, che come tanti dicono, sì, però quello ha pagato, quello è corrotto, no, e lo dimostra il fatto che siamo arrivate tre merite sconosciute. Insomma. E non solo, hai il coraggio di calcare il palco di Sanremo a 18 anni, ma lo hai fatto in tuta, come prima hai accennato tu. E l'ho fatto in tuta, poi anche questa è una cosa che ancora mi chiedo perché, però lì anche lì c'è un aneddoto bellino, mia mamma un giorno aveva una ditta di maglieria, e però facevano tutte altre cose, gli dissi mi fai già una tuta per me per stare in casa, qualcosa così, e mi fece questa tuta famosa con le maniche anche particolari, a pipistrello eccetera eccetera, e fece Castrocaro, praticamente era un concorso molto importante a suo tempo perché chi vinceva Castrocaro andava di diritto a Sanremo. Andai a Castrocaro e dissi, ma io, se tu me la fai bellina, colorata, con le tasche e tutto, io faccio Castrocaro con questa. Fu proprio lì che il discografico, che poi è stata la mia casa discografica, la ricordi, quando mi vide, disse, non solo mi piace in tutto quello che fai, ma mi piace anche così vestita e andrai a Sanremo. Cioè ci vide bene perché, insomma, se ci pensate, prima non ci portavano le tute, no? Prima che io uscissi a Sanremo, quindi è stato un look veramente forte, forte davvero, perché dopo che ho fatto Sanremo cominciarono tutti a mettersi le tute.